Attiva dal 1989, la comunità di San Patrignano di Pergine nasce come risposta alla tossicodipendenza, ispirandosi ai principi di condivisione e solidarietà della vita comunitaria. San Patrignano si occupa da 30 anni del recupero di ragazzi con problemi di tossicodipendenza e la struttura di San Vito di Pergine, in provincia di Trento, ospita un centinaio di ragazzi. Questi ragazzi, durante il loro percorso, imparano un lavoro, riprendono a studiare, fanno tutte quelle cose che purtroppo a causa del loro disagio avevano abbandonato. Alla fine di questo percorso la cosa fondamentale è che tutti questi ragazzi abbiano un lavoro. È su questi principi che nei primi anni 90 si è inaugurato il laboratorio Sampa Bikes, nato per iniziativa di alcuni ragazzi che, grazie all'aiuto di aziende specializzate, artigiani esperti, ingegneri appassionati e fornitori disponibili, hanno iniziato a costruire telai di biciclette. Da subito in sintonia con la vocazione territoriale trentina, che vuole i suoi laboratori di bicicletta tra i più rinomati, la comunità di San Patrignano è divenuta ad oggi sede di uno dei maggiori laboratori artigianali, grazie ad elevati standard qualitativi di manualità, design, utilizzo di materiali e tecnologie. Siamo nei laboratori di San Patrignano, San Vito di Pergine, e sono qui davanti ad alcune biciclette che sono il risultato di un progetto di alto artigianato e di innovazione tecnologica che San Patrignano, assieme all'Università di Trento e col sostegno della provincia, sta portando avanti. È un progetto che valorizza l'alta professionalità in una terra dove il ciclismo da sempre ha una lunga tradizione, che vede attive molte società sportive, ma che ha visto e che vede oggi grandi campioni anche a livello mondiale. Dall'altra, un progetto che mette al centro l'uomo, la persona, la solidarietà, in un contesto in cui San Patrignano davvero è di esempio per tutta Italia. Presentati per la prima volta alla Fiera di Milano nel 1995, i telai artigianali firmati San Patrignano hanno avuto da subito riscontri positivi, portando a importanti collaborazioni con Cinelli, Fondiest, Carrera e Pegoretti. Una nuova e più avanzata tecnica di saldatura al TIG, l'introduzione di nuovi materiali come il carbonio, l'ampliamento della gamma di prodotti rivolgendosi al mercato delle biciclette da corsa e di modelli personalizzati, l'acquisizione di nuove competenze da parte del personale di laboratorio, risorse impiegate in ricerca e sviluppo, strumentazioni tecnologiche e all'avanguardia, hanno portato il laboratorio Sampa Bike a raggiungere altissimi livelli di professionalità nel settore dell'artigianato delle biciclette e facendo pedalare i grandi del ciclismo sulle strade del Tour de France e del Giro d'Italia. Il progetto di Bicidoc è nato 5 anni fa e prevedeva 6 obiettivi, il più importante dei quali sicuramente è la scuola di alta tecnologia. DOC sta proprio per denominazione di origine controllata, come per il vino. Secondo noi una bicicletta, per essere uno strumento vicino alla passione dell'uomo che la compra, deve avere un'anima. Con i ragazzi di San Patrignano, che già da 15 anni stavano costruendo telai di altissima gamma, abbiamo definito Bicidoc la nostra risposta, con un po' di ardimento, alla sfida cinese. Insomma, basta con i telai fatti con lo stampo, fatti in serie, e viva il lavoro manuale, e viva la riscoperta del grande artigianato, una tradizione che c'è in tutta Italia ed anche qui in Trentino, dove la comunità di San Patrignano esiste da oltre 20 anni. C'è un ulteriore scopo, che è quello di aiutare la comunità di San Patrignano ad aprirsi verso l'esterno. Non a caso la scuola è stata sempre aperta anche ad elementi esterni. Con i suoi 166 allievi,
quasi 60 ore di lezione, ha rappresentato anche un'occasione di riscoperta da parte di molti esterni del perché uno costruisce una bicicletta in un certo modo e soprattutto ha insegnato a tutti la cura della bicicletta. Insomma, l'occasione per appassionarsi ancora di più, per giunta imparando una professione importante ed estremamente attuale. Il progetto Alto Artigianato e Innovazione Tecnologica della Bicicletta nasce dalla positiva esperienza pregressa del progetto BiciDoc su due ruote, che ha l'obiettivo di tutelare, preservare e dare continuità alla tradizione artigianale di produzione di biciclette, una vocazione che ha da sempre caratterizzato la regione trentina e che potrebbe rappresentare un rilancio della sua immagine a livello internazionale. Gli obiettivi sono di stimolare i giovani ad appassionarsi alla professione artigiana, sostenere una rete di scambio e collaborazione tra imprese artigiane e realtà collegate all'alto artigianato della bicicletta, promuovere la qualità e il prodotto handmade del telaio su misura, il tutto grazie ad una serie di attività specifiche. Parte integrante di tale iniziativa e progetto è la nascita della prima scuola per le biciclette d'autore, il cui obiettivo è quello di fornire nozioni in campo scientifico e tecnologico, con particolare attenzione alla progettazione e costruzione dei telai. La formazione di bravi artigiani in grado di realizzare prodotti di alta qualità, creatività ed unicità vuole essere l'input per sensibilizzare i consumatori a fare delle scelte motivate, ispirate dalla fiducia nel costruttore. Una sfida che l'alto artigianato trentino ha lanciato nei confronti di tutti quei competitors che stanno cercando di standardizzare la qualità della bicicletta. Design, accostamenti materici e tecnologici all'avanguardia, risorse impiegate in ricerca e sviluppo, fanno del progetto BiciDoc e del marchio San Patrignano i leader nel settore della bicicletta artigianale.